Carissimi amici, bentornati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi, la sana dottrina cattolica. Questa è la numero 34 che ci vede compiere uno step ulteriore oggi con l'aiuto del Signore all'interno del variegato e articolato, ecco, sesto comandamento, coinvolgendo tanti valori e quindi poi tanti conseguenti possibili peccati, in quanto trasmissione di valore richiede una fatica appunto articolata, perché bisogna passo passo comprendere le dimensioni importanti e tutelate dal Signore attraverso il valore e quindi conseguentemente comprendere il disvalore che contraddice, quindi peccati che contraddicono determinato valore. Allora, abbiamo già visto la volta scorsa, i beni essenziali del matrimonio sono due, nella tradizione più antica, per la verità, sono tre, quelli accentuati oggi sono due, mi pare che del terzo nel catechismo non si faccia, credo, addirittura nemmeno menzione, però è corretto ricordarlo perché nella tradizione c'è sempre stato, no? Quindi proprio il primo è il bene dei figli, il secondo è l'unione dei coniugi, l'abbiamo vista la volta scorsa, quindi l'amore reciproco e la fedeltà coniugale, e il terzo, il primo lo vedremo oggi, appunto il bene dei figli, che sono un bene, il terzo è il remedium concupiscentiae. Abbiamo accennato anche la volta scorsa, quello che San Paolo nel settimo capitolo della prima lettera ai Corinzi dice: se uno non è capace di contenersi, ma arde, si sposi. Ecco, quindi chi non è capace di controllare, come dire, gli ardori della concupiscenza, essendo il matrimonio l'unico canale lecito per poterli vivere, deve sposarsi. Diciamo, questa è una cosa molto, come dire, molto poetica, diciamo, abbastanza prosaica, che tiene conto appunto dello stato di debolezza che abbiamo in questa vita mortale a causa della concupiscenza. Però questo implica anche delle conseguenze morali che credo di aver accennato la volta scorsa, certamente avremo modo di tornarci. Ora, oggi dobbiamo parlare della fecondità. Parlando della fecondità, dobbiamo subito dire con il catechismo che la Chiesa sta dalla parte della vita, sempre. Questa è un'espressione famosa di Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, letteralmente citata dal Catechismo. Quindi la Chiesa sta sempre dalla parte della vita, sempre. L'abbiamo già visto con il quinto comandamento. E quindi l'insegnamento della Chiesa, cioè allora, innanzitutto il dono, il figlio. Cioè, il figlio per una coppia di coniugi dovrebbe essere di per sé una cosa bella. Bella. Si dice che Santa Giovanna Beretta Monna, mi sembra che lo racconti il marito, ogni volta che scopriva di avere una gravidanza, ne ha avute soltanto 4 in 6 anni, l'ultima delle quali mortale, come tutti sanno, insomma, che ha causato la sua canonizzazione, quando sapeva di aspettare un bambino, chiamava il parroco e si suonavano le campane a festa, dopodiché chiamava tutti quanti gli amici e facevano la festa a casa loro. Cioè, in sé, poi adesso scenderemo nei particolari. La vita è una cosa meravigliosa, è una cosa bella, quindi non è una minaccia da temere e quindi da cui in qualche modo difendersi o salvaguardarsi. Cioè, il fatto che, che la nostra cultura contemporanea, scristianizzata, abbiamo già visto parlando dell'aborto, conti milioni di aborti e com'è oggi l'uso dei contraccettivi? Anche, ahimè, tra le coppie cristiane, voglio non pensare, perché tanto le cose che accadono in confessionale non ci sono nella testa di un sacerdote, quindi voglio non pensare che fedeli cristiani, cattolici, praticanti, quindi praticando la contraccezione, vadano tranquillamente a farsi la comunione come se niente fosse, lo vedremo questa sera. Quindi il dono della vita insito nella dimensione della fecondità, che è a sua volta un dono di Dio. Alcune coppie purtroppo feconde non sono, hanno la grande croce
dell'infertilità, che è una grande croce di per sé. E la fecondità è un dono e quindi il figlio, che è di per sé una realtà positiva, lo si può considerare un diritto. Quando noi ci mettiamo dinanzi a Dio, i diritti dobbiamo stare molto tranquilli, perché i diritti, grazie a Dio, gli uomini li esercitano nei confronti dei propri simili o anche nei confronti delle autorità superiori. Ma nei confronti di Dio, insomma, di diritti ce ne abbiamo ben pochi, di doveri ce ne avremmo molti, anche se molti se ne dimenticano, si perdona il gioco di parole, no? Quindi il figlio ha un diritto? Ricevere il sacramento dell'ordine, tanto il farlo è un diritto, poi ne parleremo a suo tempo, no? Quindi vedremo che non è un diritto. Quindi dentro questo orizzonte vedremo le opposte, completamente speculari, offese che si fanno nei confronti della fecondità, che sono quella della contraccezione volontaria, come vedremo, e le opposte, le tecniche di forzatura del dono della vita, che sono l'inseminazione e la fecondazione. Tutte cose oggi all'ordine del giorno. E qui vorrei anche dire un'altra cosetta, perché qui oggi i fedeli devono imparare un'altra cosa importante per quanto riguarda la coscienza, cioè quando si parla con un medico, con tutto il rispetto per la classe medica, un medico, noi oggi non possiamo pensare ipso facto che un medico sia a priori non soltanto cattolico, ma anche cattolicamente formato. Cioè, abbiamo già visto nel quinto comandamento, se un medico suggerisce, come fanno normalmente, l'amniocentesi, una coppia cristiana dice alt, d'accordo, abbiamo già visto a suo tempo. La diagnosi prenatale va bene, purché sia effettuata a scopo terapeutico e non invasivo, non a possibile scopo di aborto eugenetico, ma questo oggi molte coppie lo incontreranno. Supponiamo che una coppia ci abbia avuto due parti cesarei, sicuramente troveranno medici, dico sicuramente, facciamo così, molto probabilmente, ho sentito tante di queste storie, che diranno, uè, mica ti verrà in mente di fare il terzo figlio, eh? Cerca di usare i contraccettivi perché col terzo figlio chi lo sa che succede, te ne vai al creatore. E quindi me l'ha detto il medico, uso la contraccezione. Sto mettendo subito le mani avanti, no? Per un pochino di cose. Non puoi avere figli? Facciamo l'inseminazione. Non puoi avere figli? Facciamo la fecondazione. Dobbiamo vedere chi è sterile? Facciamo l'esame degli spermatozoi. Si può fare l'esame degli spermatozoi? La Chiesa dice no, a meno che io non sono un tecnico, cioè se per fare l'esame degli spermatozoi si devono compiere atti masturbatori, non è possibile farlo, abbiamo già detto questo qui, quando si è parlato della masturbazione. Ma questo per far capire, cioè la medicina, come dire, non è per noi il gota inoppugnabile. A parte il fatto che buon'anima di mio cognato, medico, se posso ricordare, diceva sempre dire che la medicina non è una scienza, oggi si mangiano vivo, non è matematica, d'accordo? Perché la medicina può sbagliare. Tanto è vero che anticamente la medicina veniva qualificata come arte medica, non come scienza. Ciò detto, oggi capirai, in emergenza sanitaria, comunque. Dobbiamo fare attenzione, quello che dice il medico io ne prendo atto, d'accordo? Perché non è che faccio lo sciocco, d'accordo? Però quando ciò che il medico dice confligge con dimensioni morali, ne prendo atto, dopodiché vediamo. Cioè, non è che parto in quarta subito subito, cioè, purtroppo oggi la medicina non è come ai tempi dei medici greci, insomma, no? C'hai il mal di testa, ti faccio un impacco e te lo metto in testa per guarirti. Cioè, oggi non ci sono più queste. Cioè, oggi stiamo a livelli grossi, differenti. Quindi, te
Teniamo presente queste cose, quindi la nostra formazione, cioè noi non possiamo accantonare la coscienza, né lavarsi la coscienza o nasconderci dietro. Me l'ha detto il medico. E allora? Te l'ha detto il medico? Io obbedisco ciecamente al medico. Io, se mi posso permettere, insomma, starei cauto con una, come dire, fermo restando, per carità, si capisca bene quello che voglio dire. L'autorevolezza dei medici, la competenza dei medici, la professionalità dei medici, il dovere di consultarli, cioè il fatto che ordinariamente noi dobbiamo stare a quello che ci dice un medico. Fermo restando che, siccome appunto la medicina non è una scienza, io posso consultare anche su un problema particolare due medici, tre medici. Si narra, se posso raccontare questo aneddoto vero, che la piccola grande Natuzza Evole, molti la conoscono, credo che si sia già aperta la causa di beatificazione, cioè per Mamma Natuzza, come la chiamavano i suoi devoti, nel suo ardore di carità eroica, no? Lei aveva nella sua ignoranza, analfabeta, dei doni straordinari da parte dell'Altissimo, per cui se arrivava un malato di una cosa seria, a cui avevano sbagliato la diagnosi, cosa del resto... purtroppo che capita, lei si trova in difficoltà perché mai disse a qualcuno: il medico ti ha sbagliato la diagnosi, vai da un altro. Lei con molta carità suggeriva: ma senti qualcun altro, d'accordo? È sempre meglio quando uno sta male, capite? Perché per non sbugiardare e quindi mancare alla carità nei confronti di quel medico, suggeriva: senti qualcun altro, no? Su cose così grosse, cioè ti hanno diagnosticato o rischiavi di avere, cioè pensavi che ci avessi un tumore, ti hanno detto di no. Ma senti qualcun altro, che se Dio non voglia ci dovesse essere qualcosa, fare un esame fatto un po' meglio, meglio sentire più di una campana, no? Mi vengono le reminiscenze del mondo degli avvocati, insomma, no? I lavori, i mestieri. A volte oggi succede anche, leggo ogni tanto sui social dei messaggi un po' provocatori, no? Ci ti rivolgi a quattro preti sullo stesso argomento, senti quattro pareri differenti. Voglio sperare che si tratti di pareri appunto richiesti su ciò che è opinabile, perché, come dire, nella nostra fede non tutto è dogma di fede. Mi preoccuperei assai, e vorrei tanto non dovermi preoccupare, che queste quattro versioni differenti siano formulate sulla base di qualche cosa su cui ci dovrebbe essere l'unanimità dottrinale. Speriamo sempre. Ecco, allora, per la verità, su questo argomento io amo sempre citare un antico documento magisteriale che parlava proprio di questo, che è La Castico Nubi di Pio XI, dove proprio sugli argomenti che tra poco tratteremo, raccomandava alle persone in cura d'anime, uno, di istruire i fedeli su quello che la Chiesa pensa, e in maniera chiara. Secondo, che se qualcuno dovesse azzardare o a mettere confusione dentro la testa dei fedeli su queste materie, oppure a, Dio non voglia, come dire, portarli lontani da ciò che la Chiesa pensa, Pio XI nella Castico Nubi, potete trovarlo online, quindi a fare una scorsa, dice: si sappia che se qualcuno dovesse fare questo, si sono compiute per lui le parole del Vangelo, sono ciechi e guide di cieche, lasciateli stare perché altrimenti andate tutti e due in una buca. Padre Pio da Pietrelcina, in maniera molto più prosaica, quando Dio non voglia qualcuno tra i fedeli andava a dire, sperando che certamente avesse capito male, che un ministro di Dio gli aveva detto che non era peccato una cosa che era peccato grave, e diceva: tu la fai tanto lunga, padre, ma a me mi stavo detto che non faccio nessun peccato. Lui, in maniera molto prosaica, gli diceva: sì, beh, allora va a ritrovare questo caro confratello e digli da parte mia che se ti dice questo, andate all'inferno tu e lui insieme.
in maniera un pochino più prosaica, cioè, ecco, c'è la maniera soft per dire le stesse cose e la maniera hard, no? Ecco. Quindi attenzione su queste materie. Attenzione che la Chiesa non cambia, eh? La dottrina non cambia. E ricordiamo sempre queste cose. La Chiesa, adegua se stessa, il suo modo di presentarsi e di parlare ai tempi. Questo lo fa. E in questo senso è in continuo movimento e conversione. Ma la fede e la morale della Chiesa non cambiano. Quindi quello che ha detto Pio XI quasi 100 anni fa, lo posso tranquillamente ripetere oggi, senza nessunissimo problema, senza essere, ah, ma tu citi una cosa di 100 anni fa. Ma questa cosa è tranquillamente riciclabile, come dire, espendibile, senza nessuna differenza a 100 anni di distanza. Chiusa la parentesi. Allora, la Chiesa è stata la parte della vita, stiamo nel numero del Catechismo 2366, e il figlio, adesso cito qualche squarcio qua e là, non viene ad aggiungersi dall'esterno al reciproco amore degli sposi, ma sboccia nel cuore stesso del loro mutuo dono, di cui è il frutto e il compimento. La Chiesa insegna, attenzione, che qualsiasi atto matrimoniale, attenzione alle parole, deve di per sé rimanere aperto alla trasmissione della vita. Prima citazione di una famosa enciclica, che qui ovviamente è citata in ampi settori con il copia e incolla, che è L'Umane Vitae di Paolo VI. L'Umane Vitae di Paolo VI non è stata altro che il ribadire una dottrina antica quanto è dottrina della quanto è antica la dottrina della Chiesa, che un atto coniugale, abbiamo capito cosa sono, non può, con un atto positivo di volontà, essere reso inidoneo a trasmettere la vita, a prescindere dai mezzi che si usano. Mentre quando non c'è la volontà di farlo, facciamo subito il caso di scuola, una coppia, poverini, sono sterili, quindi non potrebbero più avere atti coniugali. Assolutamente no, cioè assolutamente no, nel senso che possono averli, perché la non presenza della possibilità di trasmettere la vita nell'atto non dipende dalla volontà degli sposi, ma dipende da una croce. La stessa cosa quando finisce l'età feconda. Si possono avere atti coniugali fuori dell'età feconda? Non c'è nessun problema da un punto di vista morale. In passato alcuni teologi un pochino più rigidi avevano qualche, se non ricordo male, qualche riserva, in ogni caso sempre relegata in cosa lieve nei tempi di gravidanza, ma di per sé, anche nel tempo della gravidanza, non esiste la possibilità di trasmettere la vita per cause naturali, non per volontà dipendente dai coniugi. Viceversa, anche quando c'è la volontà di età, anche mezzi, come vedremo, che potrebbero, e qualcuno li scambia per mezzi naturali, non sono naturali affatto, ma sono intrinsecamente disordinati. Ci arriviamo adesso piano piano. Quindi, questa dottrina, più volte esposta dal Magistero della Chiesa, è fondata sulla connessione inscindibile che Dio ha voluto e che l'uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell'atto coniugale, il significato unitivo e il significato procreativo. Aggiungo tra parentesi, lo dico sempre, che quella particolare lettura del peccato originale, diffusa in età patristica e tenuta da non pochi padri della Chiesa, che collega il peccato originale proprio a questo, cioè all'immissione della riproduzione sessuata nella razza umana, come dire, fonda in maniera ancora più forte, diciamo così, questa perentoria volontà di Dio che non avvenga questa dissociazione. Cioè, dal momento che nel mondo animale, come sappiamo bene, la riproduzione sessuata è intrinsecamente legata alla riproduzione, nel mondo umano,
Sappiamo bene che la coniugalità deve essere anche e anzitutto espressione dell'amore reciproca, ma non deve essere volontariamente dissociata da quell'ordinazione naturale alla procreazione che gli atti coniugali di per sé hanno. Ok, questa, cioè, non è dottrina che può cambiare questa qui. Non, nessuno può cambiare una cosa diversa. Non ci sono concili, non ci sono successivi interventi papali, non ci può fare niente nessuno questa cosa. Ora, chiamati a donare la vita, gli sposi, 2367, partecipano della potenza creatrice e della paternità di Dio nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla. Adesso vedremo subito che deve essere considerato come la loro propria missione. I coniugi sanno di essere cooperatori dell'amore di Dio Creatore come suoi interpreti e perciò adempiranno il loro dovere con umana e cristiana responsabilità. Allora, cioè, detto proprio in poche parole, qual è la missione principale della famiglia? Scusate. Cooperare con Dio alla trasmissione della vita e poi educarla, attenzione. Essere padre e madre non significa fare il padre o la madre. Ordinariamente, dicevano i classici, agere sequitur esse, cioè l'agire dipende dall'essere. Ma questo mai come in questa materia oggi non lo si può dare per scontato. Ci sono delle persone che non sono padri biologici o madri biologici e si assumono la veste di padre e di madre molto più e molto meglio di padri e madri biologiche, purtroppo, che hanno abdicato dal fare ciò che in base all'essere dovrebbero fare. Spero di essere chiaro, eh? Ecco. Quindi, cioè, nel discernimento anche della vocazione al matrimonio, cioè, se tu non c'hai voglia di averci figli, cioè, è chiaro che fare un figlio, educare un figlio, vuol dire dare la vita. Non è una cosa, cioè, io non ho avuto i miei, ma non sono un ebete, un cretino. Capisco, mi rendo conto perfettamente che una povera donna andare incontro a 9 mesi di gravidanza, e poi il parto, e poi l'allattamento, e poi i ragazzini che la notte piangono, strillano, se ti capita un figlio così, ti fanno dormire, devi stargli appresso tutto il giorno, ti tolgono la libertà, non puoi fare come ti pare, non puoi andare in giro, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, adesso non voglio fare una tragedia. Cioè, c'è anche questo, chiaramente, no? Perché cioè, sì, ci sono dei sacrifici grossi, d'accordo? In questo mondo, però, figlioli miei cari, tutti quanti noi dobbiamo affrontare ciascuno i suoi. I sacrifici che dovrebbe e che deve affrontare la vita di un sacerdote sono differenti. Di un religioso o di una religiosa sono differenti. Di una persona che non ha la famiglia ma che fa altre scelte di vita sono differenti, ecco. Ma come dice Gesù, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segue. La prima croce che noi dobbiamo prendere, quella che sicuramente il Signore ogni giorno ci mette davanti, qual è? Quella dipendente da ciò che i classici chiamavano i nostri doveri di Stato. Quella è la prima croce, d'accordo? Una croce per una mamma o per un papà non è, dice, prego 5 ore al giorno con 6 figli da piccoli. No, cioè, con 6 figli piccoli pregherai quanto vuoi, ma stai appresso a 6 figli piccoli. D'accordo? Bene, ora un aspetto particolare di tale responsabilità riguarda la regolazione della procreazione. Ora, qui viene citata testualmente l'umane vite. Allora. Per validi motivi, attenzione, gli sposi possono voler, attenzione, distanziare, attenzione al termine, distanziare le nascite dei loro figli. Ripeto, distanziare per validi motivi, cioè quando si leggono i documenti a carattere morale della Chiesa, bisogna leggerli con attenzione. Generalmente i metodi naturali si possono usare, in linea di massima è corretto, però bisogna vedere in base a quali motivi e come. Allora, i motivi devono essere validi, cioè la motivazione, anche se
Il fondo della motivazione conosciuta da Dio solo entra nella valutazione morale dell'uso eventuale del metodo naturale. Perché lo stai facendo? Il perché reale. Poi, hai una mentalità contraccettiva, nel senso che tu hai detto, è venuto il secondo figlio, punto e basta, non voglio sentire storie. Dire questo, io non voglio rispondere, è stare dentro quello che viene detto qui, cioè per validi motivi gli sposi possono voler distanziare le nascite dei loro figli e devono però verificare, attenzione, devono verificare, quindi devono fare l'esame di coscienza e farlo con attenzione, sapendo che Dio regge l'intenzione dei cuori. Noi non possiamo nasconderci davanti a Dio, posso nascondermi davanti al confessore, posso fare tutto quello che voglio. Ma di queste cose noi rispondiamo davanti a Dio, è Dio che guarda il tuo cuore. Allora, devono però verificare, sto leggendo, che il loro desiderio non sia frutto di egoismo, ma sia conforme alla giusta generosità di una paternità responsabile. Questo termine responsabile, che generalmente è interpretato in un'unica unilaterale direzione, cioè sei un incosciente, quindi un irresponsabile. Oggi guardate come si abusa di questo, di questo termine. Sei un irresponsabile se tu non ti moderi nel numero dei figli, non ti dai una regolata, perché poi metti in mezzo come li campi poi. Io ho molte perplessità. D'accordo, anche se adesso diremo alcune cose. Molte volte ciò che viene detto irresponsabile non lo è affatto, certamente. E adesso vedremo entrando nel merito, no? La virtù cardinale della prudenza in certi casi deve essere esercitata. Ma a fianco alla virtù cardinale della prudenza, noi non dobbiamo dimenticare il Vangelo, perché c'è il Vangelo. Nel Vangelo Gesù ha promesso: non datevi pensiero per la vostra vita di quello che mangerete, né del vostro corpo di quello che berrete, perché la vita vale più del cibo e il corpo vale più del vestito. C'è questo scritto nel Vangelo. Allora, devono verificare che il loro desiderio non sia frutto, ma sia conforme alla giusta generosità di una paternità responsabile. Responsabilità significa anzitutto consapevolezza che di quello che faccio su questa materia devo rispondere davanti a Dio, anzitutto. Quindi devo assumere questo compito, cioè io del ministero sacerdotale che ho ricevuto, io devo rispondere davanti a Dio. Cioè, che io ci pensi o non ci pensi, mi regoli di conseguenza o non mi regoli di conseguenza, io quando sarò morto, nostro Signore me lo chiede cosa ho fatto del mio ministero, come l'ho esercitato, se ho fatto bene il parroco, se mi sono speso per la gloria di Dio. Se ho adempiuto bene al ministero di predicare, se ho pregato per i miei fedeli, se mi sono sacrificato per loro. E mi dirà: Leonà, te l'ha ordinato il medico di andarti a offrire per diventare prete? No. Sapevi quello che comporta? Sì, hai provato almeno a farlo bene, o te ne sei largamente infischiato? Cioè, noi non possiamo pensare, cioè, al termine della vita, nostro Signore ci chiamerà a rendere conto di quello che abbiamo fatto, dei suoi doni. Sta scritto nel Vangelo. Allora, inoltre, regoleranno il loro comportamento, attenzione, secondo i criteri oggettivi, e li vedremo, della moralità. Cioè, quando si tratta di comporre, prima ci sono un pochino di preamboli, prima di giungere poi al cuore del discorso, quando si tratta di comporre l'amore coniugale con la trasmissione responsabile della vita, il carattere morale del comportamento non dipende solo dalla sincera intenzione e dalla valutazione dei motivi, che, attenzione, abbiamo già visto che sono dentro il comportamento, c'è un terzo elemento. Va determinato da criteri oggettivi. Cioè, come faccio a distanziare le nascite? Punto interrogativo. Se ho validi motivi per farlo e
retta intenzione nel farlo, come faccio? Punto interrogativo. I criteri oggettivi dovranno rispettare, come abbiamo già detto, quella indisgiungibilità, inscindibilità oggettiva tra l'aspetto unitivo e procreativo dell'atto coniugale. Lo sappiamo già. Ecco. Quindi, questi criteri oggettivi, proseguo la lettura, hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona umana e dei suoi atti. Criteri che rispettano, in un contesto di vero amore, ancora ritorno a questa parola che abbiamo tanto visto la volta scorsa, senso della mutua donazione e della vocazione umana. E tutto ciò non sarà possibile se non venga coltivata con sincero animo la virtù della castità coniugale. Ancora ritorna, tutto il nostro discorso è partito dalla castità coniugale. La castità coniugale. Anche il profondo rispetto che gli sposi cristiani hanno dell'uno e dell'altro. Castità coniugale, ripensiamo. Alcune cose, chi può capire, capisca, diceva Gesù nel Vangelo, dentro la coppia cristiana non devono proprio esistere, non devono neanche essere chieste. San Paolo diceva di certe cose, tra voi neppure se ne parli. Se c'è un contesto di castità coniugale, di bellezza, di profondo rispetto dell'altra persona, pur nella difficoltà in certe circostanze di seguire certi valori, ma si cammina abbastanza speditamente. È chiaro che se questo contesto è minato alla radice, diventa tutto enormemente complicato. Allora, proseguo 2369. Salvaguardando ambedue questi aspetti, nuova citazione delle umane vite, essenziali, unitivo e procreativo, l'atto coniugale conserva integralmente il senso di mutuo e vero amore e il suo ordinamento all'altissima vocazione dell'uomo alla paternità. 2370. Adesso, quali sono i metodi leciti per distanziare le nascite? La continenza periodica. I metodi di regolazione delle nascite basati sull'autosservazione e il ricorso ai periodi infecondi sono conformi ai criteri oggettivi della moralità. Quali sono i cosiddetti metodi naturali? Questi tre, ripeto, la continenza periodica. La continenza periodica. Gli sposi possono di comune accordo, per un di comune accordo, attenzione, dice San Paolo, per un certo tempo, accompagnandolo con la preghiera, scegliere di vivere in continenza, che non è la dimensione propria della castità coniugale, ma la possono scegliere per un certo tempo anche allo scopo di non andare in cerca di una gravidanza che appare momentaneamente non opportuna per i famosi validi motivi e per il discernimento fatto dagli sposi. Secondo, i metodi di regolazione delle nascite basati sull'autosservazione. Per esempio, uno è il metodo Billings, che si può imparare. In tante diocesi ci sono i consultori diocesani o comunque nei corsi prematrimoniali se ne parla. Cioè, il metodo Billings è basato sull'autosservazione che la donna può imparare del proprio muco cervicale. Oggi ci sono anche dei sistemi, a quanto ne so, un pochino più, ancora più veloci. D'accordo? La temperatura, altri strumenti per mezzo di quali una donna può facilmente, testandosi, capire se è in un periodo fecondo, in un momento fecondo meglio, o in un momento infecondo. Il ricorso ai periodi infecondi, come si sta, scusate, sono così. Una donna ha un ciclo, strutturato ordinariamente, quando è regolare, su 28 giorni, che sono 4 settimane. Tolto la settimana della femminile indisposizione, ne restano 3. Ecco, di queste 3, la prima è infeconda, la seconda è feconda, la terza non è feconda. Ok? Quindi la settimana subito dopo il ciclo e subito prima, ordinariamente, sono periodi non fecondi. Ok? Allora, cosa dice la Chiesa a commento di questo? Perché questi metodi sono oggettivamente utilizzabili? Perché
Perché questi metodi rispettano il corpo degli sposi, incoraggiano tra loro la tenerezza, attenzione alla tenerezza, e favoriscono l'educazione di una libertà autentica, rispetto del corpo, perché sono cose inserite nella nostra natura. La natura, che oggi è violentata in tutte le forme possibili e immaginabili, cioè, ma la natura è la più grande, l'abbiamo detto altre volte, è la più grande parola di Dio che sia stata pronunciata. Quando noi rimaniamo nella adesione alla natura, stiamo sempre nella volontà di Dio. La più grande parola di Dio, Dio l'ha posta, l'ha pronunciata nella creazione, prima ancora di quella scritta. D'accordo? O incoraggiano tra loro la tenerezza. Vivere un periodo infecondo, perdonatemi se mi permetto di calare questa espressione, non vuol dire che i due coniugi devono stare, come dire, uno al polo nord e uno al polo sud. Ci siamo già detti una volta, parlando di questo argomento, come modalità, come dire, corporea di amore, esiste soltanto l'atto in senso stretto? No, non c'è soltanto l'atto in senso stretto. A suo tempo parlammo della bellezza del fidanzamento cristiano. Nel fidanzamento cristiano ci sono tante forme possibili, corporee. Credo che in questi tempi saranno un pochettino maggiormente rivalorizzati. Già tenersi con amore, cioè, sono gesti che noi non ci pensiamo. Mano nella mano è una cosa bella, darsi una carezza è una cosa bella, darsi un abbraccio è una cosa bella, darsi un bacio è una cosa bella. Quindi, sarà l'amore riducibile soltanto a quello? La tenerezza, più si alimenta anche in una coppia, meglio è. Perché la tenerezza è, come dire, la culla dell'amore. Cioè, una coppia di sposi cristiani, almeno come io la immagino, poi se sono un idealista, pazienza, ma dovrebbe essere una fioritura di queste cose. La tenerezza è anche bene mostrarla anche ai figli, perché se i figli vedono che gli sposi sono teneri tra di loro, quindi fanno tra di loro i classici casti gesti di trasmissione appunto dell'affetto e della tenerezza, loro sono contenti perché percepiscono che papà e mamma si vogliono bene ed è una cosa bella. Al contrario, ecco le dolenti note, qui c'è la citazione testuale dell'Umane Vitae, poi spiegherò la famosa frase che fece scatenare a suo tempo il finimondo. Al contrario, è intrinsecamente cattiva ogni azione che o in previsione dell'atto coniugale, cominciamo di nuovo a contare, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze, tre cose, si proponga come scopo o come mezzo di impedire la procreazione. In previsione dell'atto coniugale, quali sono? Vedete, la Chiesa usa sempre un linguaggio sobrio, poi siamo tutti quanti intelligenti da decodificare, per questo che i documenti, perché la Chiesa deve necessariamente utilizzare un linguaggio sobrio. Ecco, allora, qual è un'azione che in previsione dell'atto coniugale impedisce la procreazione? Per esempio, la pillola anticoncezionale, per esempio, la sterilizzazione, la chiusura delle tube. Quali sono gli atti che si compiono, l'uso del cosiddetto profilattico, lo stesso si può considerare come un atto preventivo perché non viene, come dire, consumato durante l'atto, ma ci si prepara prima. Durante il compimento dell'atto coniugale, c'è una cosa, ecco, questo è un punto su cui non tutti i fedeli sono formati, perché pensano che sia una cosa naturale, perché siccome non c'è, come dire, uno strumento chimico come una pillola, oppure comunque comprati in farmacia, insomma, pensano che non ci sia niente di male, che è l'interruzione del rapporto prima del tempo. Questa interruzione del rapporto prima del tempo è un caso espressamente menzionato nella Sacra Scrittura. Capitolo 38 del libro della Genesi,
che è il peccato di Onan, che si dice nel libro della Genesi che si univa alla sua donna e disperdeva il seme per terra, ciò che faceva era male agli occhi del Signore e gli lo fece perire. Tant'è vero che in teologia, ecco, l'interruzione del rapporto ha un termine brutale, ecco, un po' come quelli che abbiamo visto, che in altre sezioni il catechismo non ha paura di adoperare. Il termine brutale è il coito interrotto, ecco. Ma ha una versione, diciamo così, nobile teologica che si chiama in teologia appunto onanismo. Ci sono alcuni documenti della Chiesa che appunto parlano dell'onanismo e, come dire, appunto condannando la pratica dell'onanismo, no? Però se uno non lo sa, dice, ma che sarà mai questo onanismo, insomma? Cioè, è il peccato di Onan. Attenzione che, per esempio, un bruttissimo mezzo contraccettivo che è la spirale. La spirale è un mezzo, è il classico mezzo che impedisce la formazione della vita nello sviluppo delle conseguenze naturali, perché la spirale non impedisce il concepimento, ma la spirale impedisce l'annidamento dello zigote. E quindi la spirale ha natura abortiva, anche se, cioè, se non si sa, è il più grave tra i mezzi contraccettivi, insieme a quella che oggi purtroppo diffusamente si chiama la pillola del giorno dopo. La differenza che c'è in questi casi rispetto al diritto d'aborto qual è? Che uno non può sapere se il concepimento c'è stato, quindi non ha la volontà di sopprimere un concepimento avvenuto con certezza, ma se il concepimento è avvenuto, sia dalla spirale, diversamente che dalla pillola del giorno dopo, il concepito sarà soppresso. Cose proprio brutte queste qui, no? Ecco. Quindi questa è la fenomenologia descritta ai tempi dell'umana vita. Vi dico che per queste cose Paolo VI, che aveva fama, diciamo, di essere una personalità abbastanza aperta, insomma, anche lui sull'onda di Giovanni XXIII, quindi una abbastanza innovatore, ecco, con questa enciclica ricevette non pochi dolori nel suo ministero petrino. Al linguaggio nativo, proseguo la lettura di questa sezione del Catechismo, che stavolta San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, che esprime la reciproca donazione totale dei coniugi, la contraccezione impone un linguaggio oggettivamente contraddittorio, quello cioè del non donarsi all'altro in totalità. Ne deriva non soltanto il positivo rifiuto all'apertura della vita, ma anche una falsificazione dell'interiore verità dell'amore coniugale chiamato a donarsi in totalità personale. San Giovanni Paolo II ha scritto molte cose su questi argomenti, ecco, anche con un taglio filosofico-personalistico. La differenza antropologica e al tempo stesso morale che esiste tra la contraccezione e il ricorso a ritmi temporali coinvolge, in ultima analisi, due concezioni della persona e della sessualità umana tra loro irriducibili. Cioè, c'è una concezione cristiana della persona e della sessualità umana ed una concezione non cristiana della persona e della sessualità umana. Una persona che non è credente, quindi che non ha interiorizzato una serie di cose, probabilmente, come scrive San Paolo, dice, l'uomo carnale non capisce le cose dello spirito, dice, esse sono follia per lui. Probabilmente reputerà follia queste cose. Ora, l'importante è che non siano reputate follia da battezzati, comunicati, cresimati e sposati nel sacramento del matrimonio. Si badi che Paolo VI, nell'Umane Vitae, afferma che questi atti sono intrinsecamente e gravemente disordinati, tutti. Gravemente disordinati vuol dire che quando commessi, e qui insomma è difficile non averceli, con piena avvertenza e deliberato consenso, quindi non è che uno può compiere un atto contraccettivo senza il deliberato consenso, forse l'unica scappatoia è che non si renda conto di quanto sia grave, ecco, ma compiuti con piena avvertenza e deliberato consenso, essendo intrinsecamente e gravemente disordinati, sono peccati mortali, cioè da confessare, e se si sono commessi senza esserseli confessati, bisogna confessarli e quanto prima, d'accordo? Ebbene, perché
Abbiamo visto che sono di varia natura. Se uno ha usato la spirale, è più grave che si è fatto altre cose. Lo deve dire. Ora, sia chiaro a tutti che la vita dell'uomo è il compito di trasmetterla. Altra cosa fondamentale, e io queste cose le coppie le devono sapere non perché siano impaurite, ma perché prima che sia troppo tardi è meglio saperle. Sia chiaro a tutti che la vita dell'uomo e il compito di trasmetterla non sono limitati solo a questo tempo e non si possono commisurare e capire in questo mondo soltanto, ma riguardano sempre il destino eterno degli uomini. Cioè, ma se una coppia si chiude alla vita, Nostro Signore sta a quello che noi facciamo, attenzione, la nostra libertà è una cosa seria. E se il nostro Signore voleva donarti 6 figli, tu hai detto dopo il secondo basta. Il compito di trasmettere la vita non è limitato soltanto a questo tempo. Tu ci credi che tuo figlio, che nasce attraverso il tuo sì, perché ci vuole il tuo sì, ricomincia a ricevere una vita che è destinata a non morire mai, che è destinata alla vita eterna, che andrà a popolare il cielo, sì o no? Come potrà trovarsi una coppia dinanzi alla sorpresa che forse non ha permesso che venissero al mondo alcuni esseri che Dio in teoria avrebbe voluto donare loro? Lo so che sono domande dolorose, però bisogna farsele, figlioli miei cari. Come io mi devo fare le mie in quanto prete. Perché se io faccio una stupidaggine o non faccio una cosa che devo fare, qualche anima se ne va all'inferno, Nostro Signore il conto ne chiede a me, ne chiede. E non posso dire, vabbè, non pensiamo a queste cose brutte che, cioè, dopo mi viene il patema. È meglio che ti viene un po' di patema adesso. Lo dica a me prete, piuttosto che ti viene dopo che sei morto quando ti trovi davanti al Signore, meglio, perché se uno avesse fatto qualche stupidaggine fa ancora in tempo a correggerla. Dopo è troppo tardi. Allora, detto questo, c'è un'ultima sezione dove si dice che lo Stato è responsabile del benessere dei cittadini e che dovrebbe favorire la vita. E né può legittimamente sostituirsi all'iniziativa degli sposi, primi responsabili dell'appropriazione e dell'educazione dei figli, e non è autorizzato a intervenire con mezzi contrari alla legge morale. Qui abbiamo un altro problema oggi, d'accordo? Prima abbiamo cercato un attimo di determinare i limiti della scienza medica, che mi viene a dare delle informazioni che io ne prendo atto, ma che rielaboro alla luce della mia fede e degli obblighi che ho dinanzi a Dio. Oggi stanno pure le super intromissioni dello Stato che tutto quello che devi fare, oh, riguardo l'educazione dei figli. Pensiamo se venissero approvate leggi che, oh, andranno a consentire che siano dati certi insegnamenti alle scuole dei figli. A me dispiace, io non vorrei essere nei panni di questi genitori cattolici, ma che facciamo, figlioli miei cari? Che vogliamo fare? Speriamo di no, ma se Dio non voglia, che facciamo? Che deve fare un genitore? Cioè, il tempo in cui viviamo, che sono tempi difficili, a volte ci obbligano, cioè ci mettono in condizioni difficili. Cioè, vivere in un mondo ridotto come adesso, per noi cristiani, non è mica una cosa tanto facile. Cioè, delle volte bisogna soffrire, bisogna tribolare. Bisogna fare delle lotte, bisogna andare incontro a sacrifici anche molto grandi per potersi in qualche modo custodire, tutelare. Ora, oggi più che mai, figlioli miei cari, cioè, capite quanto è importante pregare, riflettere, discernere? Noi non possiamo prendere tutto quello che ci viene detto e darlo per buono e agire di conseguenza, parandoci, a me l'ha detto il medico, a me l'ha detto lo Stato, è la legge dello Stato, e che ci posso fare? Non ci posso fare niente. Calma, ripeto, fermo restando il rispetto dovuto al medico, fermo restando per carità il rispetto dovuto all'autorità ordinariamente, come dice San Paolo, alle leggi dello Stato bisogna obbedire, ordinariamente però, perché quando tu mi vai a... tu non sei autorizzato a intervenire con mezzi contrari alla legge morale e se tu lo fai,
mi metti in condizione di fare cosa? Di trovare, di sicuramente di inventarmi qualcosa. Ora, detto questo, in maniera un pochino particolareggiata, che cosa devono fare? Tutte quante le coppie devono fare 500 figli? Quindi fare la volontà di Dio vuol dire che uno si mette. Abbiamo già detto di no. D'accordo? Ci sono. Cosa dice la Chiesa? La Chiesa ti dà, perché anche qui torniamo sempre al solito discorso. Una coppia deve esercitare, alla luce di tutti quanti questi valori che abbiamo evidenziato, la propria libertà. Fare 25 figli, come hanno fatto i genitori di Santa Caterina da Siena, è un atto meritorio, un atto eroico? Certamente sì. Certamente sì. Tutti devono farlo per forza? Certamente no. Certamente no. Allora, la Chiesa, qual è il compito della Chiesa? Deve dirti, guarda figlio mio, allora, sappi che la vita coniugale ha questi due elementi intrinsecamente, inscindibilmente e indissolubilmente uniti. Tu vai contro la legge di Dio quando li dissoci in uno di questi modi, quindi con un atto volontario, oppure quando, non per gravi motivi o per brevi periodi o per egoismo, tu ti chiudi alla vita. D'accordo? Se tu stai dentro questo, stai nell'ambito del lecito. Tu dici, ma facciamo che fino a quattro figli ci possiamo arrivare. Li distanziamo nel tempo. Se tu nel cuore, cioè Dio vede il cuore. Se ci sono validi motivi per fare una scelta di questo genere e usi i criteri oggettivi della moralità, che in ogni caso non precludono totalmente a Dio di dire meglio 5, ok? Stai già dentro la volontà di Dio. Allora, se tu la tua generosità dici, vabbè, sarebbero 4, ma fermiamoci a 6, meglio. A 8, mo sto giocando un po', meglio ancora, ci prendiamo tutti quanti i figli che Dio ci manda, ci uniamo senza problemi, nei limiti dice il catechismo di una giusta temperanza, ma no, ci uniamo felici, se Dio ci benedice, Dio sia benedetto, e ci prendiamo tutti quanti i figli che Dio, se una coppia è capace di fare una cosa di questo genere, con una scelta, attenzione però, libera, maturata, responsabile, non indotta perché ci sono, io conosco, non mi fate parlare, ambienti e situazioni dove l'apertura è limitata alla vita, che è una scelta eroica di una coppia che intende proprio andare al top della santificazione matrimoniale, viene, come dire, proposta come obbligatoria. E qui non ci siamo. Qui non ci siamo, perché l'eroismo non è mai oggetto di un precetto. La Chiesa, nella sua missione materna, ti dice: figlio mio, sotto questa soglia pecchi, dentro questa soglia stai nell'ambito del lecito, ma insieme al lecito c'è il buono, poi c'è il migliore, poi c'è l'ottimo e poi c'è il non plus ultra. Più di questo non posso fare. Dove ti vuoi mettere tu, come dice Gesù nel Vangelo, 30, 60 o 100? Questo dipende dalle scelte della coppia, dalle circostanze concretamente possibili e da tante altre cose. Un altro punto a conclusione, magari l'altro aspetto dobbiamo farlo la prossima volta, però qui la mia esperienza pastorale mi dice, allora, supponiamo che una coppia abbia vissuto questa cosa in maniera disordinata. D'accordo? Quindi si sono usati dei mezzi balordi. Ora, supponiamo che uno dei due si converte e l'altro no, però si riavvicina alla Chiesa e l'altro no. Problema grosso da un punto di vista morale. Che facciamo? L'ho già accennato nelle puntate precedenti quando abbiamo parlato di peccato mortale e di cooperazione al peccato. Vogliamo fare un esempio molto molto terra-terra? Una coppia, lei prende la pillola, lui si converte, cambia
capisce, leggendo il catechismo, non c'è bisogno di ascoltare questa catechesi qui, che questa cosa qui non va bene. Ne parla con la moglie non vuole sentirne parlare. Che si fa? Basta, niente più rapporti, la moglie diventa una belva e c'è il pericolo che salta per il matrimonio. E viceversa però può succedere, d'accordo? Che si fa? Allora, sapete che la Chiesa parla della legge della gradualità, non della gradualità della legge. Bisogna, anche con l'aiuto di un buon confessore, capire che tipo di percorso e che tipo di scelte si possono fare in quella realtà. Fermo restando che la persona, dopo che si è convertita, sicuramente avrà ripugnanza verso tutte quante queste cose, se non è possibile dall'oggi al domani entrare nella legge di Dio, bisognerà inventarsi qualcosa. Se ne deve parlare anche in sede di confessione. Io, per esempio, è a mio avviso, questa è una mia opinione personale, però bisogna sempre portare le circostanze, le situazioni a prudente discernimento e farlo insieme, preferibilmente al sacerdote. Per me sarebbe preferibile, se uno deve necessariamente abbozzare, cioè contro la sua volontà, accettare che l'altra persona faccia delle cose che non si potrebbero fare, quindi diventare una sorta di complice materiale, non più formale. Sarà il caso di astenersi magari per un tempo da fare la comunione sacramentale? Punto interrogativo. Forse, quindi, anche se di per sé, quando uno fa una cosa di quel genere, non volendo più farla, quindi non c'è più il deliberato consenso, forse il peccato mortale non c'è, cioè ci si muove in un ambito un pochino così. Certamente bisogna fare attenzione, perché queste sono cose belle, ma poi la realtà della vita purtroppo è molto molto concreta, per cui è diverso il caso. È per questo che Gesù nel Vangelo fa certe immagini. Tu costruisci la casa sulla roccia, allora tu vieni da un fidanzamento super cristiano, niente rapporti prematrimoniali, rispetto reciproco, scelte condivise. Mai fatto. È chiaro che il matrimonio andrà alla grande. Se alle spalle c'è fidanzamento disordinato, 300 relazioni prima del matrimonio, convivenze, disordini, sessualità disordinata, contraccezione, tu da oggi al domani ti converti e quello che ti sta vicino ha vissuto altrettanto disordinatamente come te, ma tu mettiti nei panni di quello che ti sta vicino. Se tu non ti fossi convertito, come reagiresti? C'è pericolo che salta il matrimonio. E il matrimonio non deve essere fatto saltare. Non deve essere fatto saltare per nessun motivo. E quindi bisogna inventarsi qualcosa di concretamente possibile in quelle circostanze. Spero di essere stato chiaro, mi raccomando. Ovviamente avendo come obiettivo il più veloce possibile, ma sempre in relazione alle circostanze concrete, di raggiungere quanto prima una perfetta consonanza con la legge di Dio. A proposito di responsabilità, capiamo che significa costruire la casa sulla sabbia o sulla roccia, capiamo che significa impostare bene la nostra esistenza, capiscano i genitori cosa vuol dire educare bene i figli, perché se i figli gli si risparmiano certe scelte, camperanno meglio. Se uno fa delle scelte disordinate, poi se ne porta le conseguenze, non soltanto, cioè capite le conseguenze, queste conseguenze, cioè che se tu hai impostato una vita in un certo modo, poi il matrimonio sei in due. Se cambia uno solo, ad aspettare che l'altro, in qualche modo, vi dico, vi parlo per esperienze, sofferenze grandissime cadono nelle coppie, purtroppo. Allora, la prima cosa che bisogna tanto pregare, cioè cominciare a sbancare il cielo col rosario, che il Signore trovi il modo di intenerire il cuore di chi mi sta vicino. E se sei capace, pure qualche digiuno. Dopodiché, vedere quello che è completamente possibile. Sapere che non si presta più consenso a niente del genere e vedere quello che si può fare. Qui molto è anche dipendente dal rapporto che c'è all'interno della coppia, da come si presentano le cose, dall'amore con cui se ne parla. Ci sono una montagna di circostanze particolari di cui è impossibile parlarne a priori. Spero che siano passati però i valori e le cose che è importante salvaguardare qualora ci siano situazioni di questo genere, cioè che dopo una vita di distanza dalla legge di Dio, uno si riavvicina, ecco, che non faccia saltare per aria. Grazie
il matrimonio, perché sicuramente questo Dio non lo vuole. Ci vediamo se Dio vuole la prossima settimana. A presto, Dio vi benedica e alla prossima.